Seconda puntata per tiro libero, anche questa volta vi racconteremo quello che è successo nelle ultime partite del torneo Il Campetto Quality Bet e vedremo quali sono state le squadre che hanno reso al meglio in queste ultime, in queste prime 8 giornate di campionato. Scopriremo insieme la classifica e anche i marcatori, ovviamente ascolteremo i principali protagonisti di queste 4 settimane. Primo blocco di interviste con due ospiti speciali questa settimana, alla mia destra Massimo Duca per il Messina, alla mia sinistra Ciccio Gherca per la Sampdoria. Iniziamo da te Massimo, qualche battuta sull'andamento della tua squadra. Sta andando fortissimo, 4 vittorie nelle ultime 4 partite, 24 punti in classifica, davvero uno score invidiabile. Qual è il segreto di questo Messina? Il segreto di questo Messina, rispondendo alla battuta, sono che due vittorie sono state fatte nei minuti di recupero. Quindi se non fosse stato per il recupero magari avevamo 4 punti in meno. E poi quest'anno comunque, a parte gli scherzi, rispetto anche all'anno scorso è tornato il gruppo, è tornato un po' di mentalità vincente, che forse l'anno scorso l'avevamo perso un po' per strada, e comunque ancora di scontri importantissimi non abbiamo fatto, tranne quello con la Juve Stabia e qualche altro un po' così. Dalla prossima cominceranno gli scontri importanti anche per il Messina. Invece con te Ciccio, la battuta su questa Sampdoria, anche per voi serie utile, 3 partite consecutive con altrettante vittorie, state risalendo la china, siete adesso al 4º posto, raccontaci un po' quali sono gli obiettivi. Ovviamente l'anno scorso avete ottenuto già un buon risultato, quest'anno si punta a migliorare. Sì, cerchiamo giustamente di migliorare, quest'anno più che altro stiamo puntando a ricreare, come diceva anche Massimo, il gruppo nostro, che diciamo l'anno scorso si era un po' sfaldato pure per gli arrivi di altre persone, non per, diciamo, per loro, però nel senso perché non c'era più quel gruppo di prima. E puntiamo a divertirci, certo, sicuramente punteremo alla Pulla A, perché e ce la giocheremo comunque con tutti. Certo, con l'innesto di Ciccio Calcagno, il ritorno di Nino Giuffrida, la squadra è più competitiva sicuramente. E poi c'è sempre il discorso del gruppo e vogliamo divertirci. Ti stavo per chiedere proprio questo, ci sono stati degli innesti recenti nella squadra, evidentemente c'era anche la volontà di una squadra già che andava forte di rafforzarla ulteriormente. Certo, sì, sicuramente qualche tassello in più è importante, sicuramente un Ciccio Calcagno ti può aiutare tantissimo. Nino ce l'abbiamo in squadra, ma sappiamo bene o male che c'è, ci può essere, non ci può essere, però è un valore aggiunto sicuramente in questo torneo, in questo sport soprattutto, diciamo. Massimo, torniamo da te. Messina, dicevamo, ha affrontato comunque delle rivali ambiziose, probabilmente però il vero scontro è nella prossima giornata, giocherete contro la Juventus, una squadra che comunque da sempre si è dimostrata tosta. Sì, questo sì, non ci bisogna presentare giocatori che ha la Juventus, perché li conosciamo tutti e conosciamo il valore, quindi se il Messina vuole dimostrare qualcosa deve cominciare già dalla prossima partita sicuramente. Ben ritrovati in studio, ci ritroviamo per la lettura delle classifiche, che iniziamo partendo proprio dal Messina, che è la squadra che si trova in testa alla classifica con 24 punti, ultime 4 giornate con altrettante vittorie. Segue il Napoli con 22 punti, la Ternana con 19, a pari merito Sampdoria e Juventus con 18 punti, Carpi e Sassuolo 15, Cesena 14, Juve Stabia 12, Bologna e Verona insieme con 11 punti, Milan e Torino 10, Inter 7 punti, Fiorentina e Lazio 6, Crotone 5, Udinese 4, Empoli 3, chiude la Roma con 2 punti. Invece per quanto riguarda la classifica marcatori, in questo momento viene guidata da Ingemi con ben 36 reti, alle sue spalle c'è Coppolino del Sassuolo con 30, Stracuzzi della Ternana con 26, Gravina del Torino con 25 insieme a Pantò dell'Inter, Aguilera e Pinizzotto del Napoli con 24, Impollomeni del Crotone con 22, poi Giordano 21, Leo della Juventus con 20, insieme a Santa Paola dell'Inter sempre con 20 reti realizzate. Secondo blocco di trasmissione dedicato interamente al Napoli, abbiamo qui due ospiti, alla mia sinistra Peppe Rasi, alla mia destra Gianluca Pinizzotto. Partiamo proprio da te, sei una new entry di questo campionato come buona parte della tua squadra, però i risultati vi stanno dando comunque ragione in questo inizio di stagione. Raccontaci un po' quelle che sono le tue sensazioni sul campionato. Beh, è un torneo abbastanza competitivo, noi siamo qui per divertirci, prima di tutto, poi se vengono le vittorie o altro, ben venga, dico.
Tu sei il miglior marcatore della tua squadra, hai realizzato 24 reti se non mi sbaglio, frutto probabilmente anche di un gioco che comunque la tua squadra sta esprimendo, no? Diciamo ci sono la tua individualità, ma comunque in generale la squadra si sta esprimendo bene. Sì, appunto i gol vengono da un gioco di squadra molto buono, noi ci troviamo bene, siamo un gruppo di amici che giocano assieme da un bel paio d'anni, quindi va bene così. Sul livello del torneo invece cosa mi dici? È abbastanza competitivo come torneo, come ti ho detto, è questo. Peppe, passiamo a te invece. Tu invece sei un abitué del campionato. L'anno scorso, tra l'altro, con il Carpi hai vinto la Bull B, quindi diciamo sei titolato. Sei notato già delle differenze rispetto all'anno scorso? Se il livello si è mantenuto alto? Sì, abbastanza alto si è mantenuto il livello e diciamo che partecipando anche l'anno scorso ho visto molte squadre abbastanza ambiziose. Noi quest'anno cercheremo di giocare e vedere partita dopo partita dove possiamo arrivare e alla fine tireremo le nostre somme. Sul piano personale raccontaci un po' quelle che sono le sensazioni invece su questo gruppo in cui ti sei ritrovato. Ma diciamo che ci conosciamo già da un bel po' d'anni, abbiamo fatto altri tornei in altre competizioni, siamo un gruppo abbastanza affiatato, quindi cercheremo sempre di essere così e con l'amicizia verranno anche i risultati. Obiettivo? Obiettivo vedremo dove potremo arrivare, il nostro obiettivo è la Bull B, partita dopo partita vedremo dove potremo arrivare. Terzo e ultimo blocco di tiro libero con il responsabile del Verona alla mia sinistra Carlo Passeri e mentre alla mia destra c'è Sandro Limpio con il quale parleremo invece del torneo giunto all'ottava giornata. Carlo, intanto raccontaci un po' quelle che sono le tue impressioni sulla stagione. Tu sei un abituato di questo torneo, l'hai affrontato tante volte, già un primo quadro si può fare dopo 8 giornate. Sì, noi bene o male quest'anno abbiamo cambiato diciamo delle persone, abbiamo fatto dei nuovi acquisti, però dico, noi giochiamo sempre per divertirci senza nessuna pretesa, giochiamo partita per partita. In confronto all'anno scorso diciamo che stiamo andando un pochettino meglio per gli acquisti che abbiamo fatto. Ci sono stati anche dei risultati positivi con Napoli e Ternana, anche alcune vittorie prestigiose. Accennavi tu ad alcuni acquisti, ecco, se ci racconti un po' quali sono questi innesti che avete fatto. E noi abbiamo di più dell'anno scorso, Daniele Vasta, poi il portiere Casella e i cugini De Leo e basta. Poi io, mio cognato è morsicato diciamo. Siamo sempre questi quelli che veniamo, perciò è un gruppo diciamo per divertirci, non è che conta il risultato se abbiamo pareggiato con la Ternana o con qualche altra, a noi ci interessa di divertirci e di venire qua a giocare perché il nostro obiettivo è questo. Sandro, invece diciamo con te facciamo un attimino il punto anche sulla situazione di classifica e più in generale su quelle che sono state le squadre che hanno un po' sorpreso e un po' deluso. Partiamo da quelle che ci hanno un po' sorpreso, sicuramente tra queste possiamo mettere il Milan e il Carpi che è in ripresa. Sì, sicuramente il Milan, anche se si trova diciamo in fondo alla classifica, a soli 10 punti, però ha battuto Juventus e Sampdoria, ha pareggiato agli ultimi minuti col Torino, altrimenti avrebbe avuto solo tutte e quattro vittorie. E un'altra squadra che sicuramente farà bene ed esce rinforzata queste ultime giornate è il Carpi, che come avevamo annunciato nella trasmissione precedente, il nuovo acquisto si parlava tanto ed è Salvatore Trovato che sicuramente farà fare il salto di qualità alla squadra, sarà una squadra in più da Serie A sicuramente. Piccola delusione invece per la Juve Stabia, che ci aspettavamo probabilmente qualcosina in più, forse anche la Fiorentina sta pagando qualche assenza di troppo. La Juve Stabia è la squadra che ci sta mettendo più in apprensione al momento, perché addirittura rischia il ritiro tramite il proprio responsabile, mi ha comunicato questa cosa, non sappiamo, aspettiamo un pochettino. Sicuramente loro sono partiti con obiettivi importanti, siccome il torneo è difficile qua e quindi le vittorie non sono arrivate, forse hanno perso un pochettino di entusiasmo, speriamo che lo ritrovino. E poi niente, la Fiorentina sicuramente ha perso un pezzo importante come Mormino, speriamo che rientri presto perché se no anche questa squadra potrebbe soffrire. Prima di lasciarvi alle migliori azioni di questa settimana e di darvi appuntamento alla prossima con il torneo del campetto Quality Bet, andiamo con la lettura della top 5 di questa settimana. In porta c'è Giuseppe Rasi del Napoli. Insieme nel quintetto complessivo Gianluca Pinizzotto, ancora del Napoli, Carlo Passeri del Verona,
Benny Costanzo della Sampdoria e Salvatore Ingemi del Milan. Anche per questa settimana è tutto. Da Emanuele Rigano per Messina del Pallone in collaborazione con SportMe. Arrivederci alla prossima. Chances tonight. I'm opening my eyes and I'm feeling alive. You give me all the strength that I need, and I wanna know if I can be by your side. Every morning I wish the day would end, because a day without you in my life I don't know how to mend. And I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. Let's rewind to a smile, that look upon your face. My heart is empty and unguided, a blinding chase. Thought I had a plan with you and me. Was a villain of my own dream, breaking me down to my knees. I'm blind.